Il parco di Monte Catalfano è un'oasi di vera natura, un parco di circa 300 ettari con pareti scoscese a strapiombo e un paesaggio ricco di flora e di fauna. Di grande interesse geomorfologico sono gli zubbi e noi oggi entreremo all'interno dello zubbio di Cozzo San Pietro a est. Vladimiro Mauro è un ricercatore. Da 30 anni ti occupi di questo luogo. Ci troviamo appunto nel Cozzo San Pietro, uno zubbio sul Monte Catalfano. Pubblicazioni a livello internazionale, perché tu ti occupi di minerali? Io fondamentalmente sono un ricercatore di minerali, come faccio ricerca nelle isole principali italiane, Sardegna, Isola d'Elba, Sicilia. Cozzo San Pietro non è una grotta, è uno zubbio di origine tettonica. Ma qual è la particolarità geomorfologica di questo luogo? La particolarità è che fondamentalmente qua questo ambiente è di natura tettonica, a differenza delle grotte marine che abbiamo una quota più sotto. Quante sono le grotte all'interno del parco di Monte Catalfano? Le grotte sono circa una decina di grotte di natura marina, circa sette zubbi, tutti di natura tettonica, e questo è l'ambiente più bello, cioè l'ambiente dove il carsismo ha modellato, da quello che puoi vedere, ha dato vita in milioni di anni a delle concrezioni. Tu parlavi prima di montagna in movimento. Un occhio esperto, diciamo un occhio allenato, un occhio abituato a determinate realtà geomorfologiche, si accorge degli spostamenti tettonici che ci sono stati in milioni di anni e che continuano ad esserci. Prova ne vuole che all'interno che ora ti mostrerò determinati particolari confermano lo spostamento colonnare delle stalattiti che si sono formate milioni di anni fa, che quindi poi hanno continuato a concrezionarsi. Quindi fondamentalmente la differenza tra le grotte che abbiamo sono di natura marina, gli zubbi sono queste fratture di natura tettonica che nel tempo hanno dato, con il fenomeno del carsismo, si sono modellate e hanno dato questo spettacolo di concrezioni. Che tipi di concrezioni ci sono all'interno dello zubbio? Questo zubbio in modo particolare abbiamo tipologie di concrezioni stalattitiche, la classica, poi stalagmitica. Poi quando diciamo, lo stillicidio dell'acqua cade particolarmente al piano di calpestio, issando diciamo, la stalagmite, quindi la genesi della stalagmite, a volte crea un contatto tra la stalattite e la stalagmite, quindi si uniscono e creano una colonna, e questo è un altro tipo di concrezione. Poi qua in questo zubbio abbiamo sui piani inclinati le formazioni stalattitiche per scorrimento. Poi ci sono le più belle, secondo me, perché sono le più estetiche, sono le stalattiti eccentriche. Eccentriche perché, percolando dall'alto, malgrado coli lo stillicidio dell'acqua, sfidando a volte la forza di gravità, hanno delle forme arrotondate, infatti si chiamano eccentriche, a volte si crea un gomitolo attorcigliato su se stesso, ed è un fenomeno che avviene quasi sempre per capillarità dell'acqua sul carbonato di calcio. Altre concrezioni sono le pisoliti o perle di grotta. In questo momento qua non c'è questo tipo di attività. Tu sei un ricercatore a livello internazionale perché appunto le tue pubblicazioni sono conosciute a livello internazionale, sei uno studioso di minerali. E cosa ha lo zubbio del Cozzo di San Pietro diverso da altri posti dove sei stato? Qual è la particolarità geomorfologica di questo luogo? Io, fondamentalmente questa è una branca della geologia, diciamo, perché qua fondamentalmente l'elemento chimico primario è il carbonato di calcio. Esistono in natura molti minerali. Qui davanti a noi alcuni dei minerali che possiamo ritrovare all'interno dello zubbio. Un'altra varietà che possiamo trovare è la famosa aragonite. Tutto questo bianco è carbonato di calcio? Questo è proprio il carbonato di calcio precipitato che dà origine, subisce delle modifiche nel reticolo cristallino e ha delle forme diverse dalle stalattite. Diciamo che sono piccole stalattitine, però pure bianche,
candide che hanno delle forme più bizzarre, in genere aghiformi o hanno questa tipologia di forma. Altre tipologie di minerali che troviamo molto raramente, perché sono poi si passa a dei silicati, quindi un ossido di silicio, quindi un minerale quarzifero, e il rarissimo diaspro, che apparentemente sembra una roccia insignificante, ma giustamente riconoscendola e tagliandola, praticamente è praticamente un quarzo a tutti gli effetti con ossidi ferrosi. Questo rosso è tutta ematite, vediamo della limonite gialla, questi puntini sono di ematite, e questo viene bianco, è proprio quarzo allo stato puro. Come si fa a riconoscere un sasso, una pietra? E poi ne esce fuori invece un minerale. Il sasso può essere anche apparentemente insignificante, però ricordiamoci una cosa fondamentale, che le rocce sono le pagine e i minerali contenuti in esse sono le parole del grande diario della Terra. Quindi tutto quello che a noi sembra insignificante, e quindi una semplice roccia, da una semplicissima roccia possiamo sapere e avere dei dati importanti della storia, della vita della Terra e dell'uomo.